A molti non piace, i più la ritengono non risolutiva rispetto alla necessità di stabilità politica. Il Rosatellum bis, la legge elettorale con cui andremo al voto entro marzo, è stata al centro del dibattito tenuto nell'auditorium Santa Croce a Biceglie. A relazionare sull'argomento l'onorevole Gero Grassi, che ammette: non è la legge elettorale migliore, è invece la legge che ci siamo potuti permettere. È diversa da quella che noi avremmo voluto come PD, perché noi avevamo votato il Mattarellum. Però quando tu devi fare una legge elettorale non la puoi fare su di te, devi trovare anche il consenso degli altri. Questa legge l'ha votata la Lega, l'ha votata Forza Italia, l'hanno votata i centristi. È una legge parzialmente maggioritaria e parzialmente proporzionale. C'ha un handicap, che i collegi sono grandi, perché essendoci la quota proporzionale i collegi del maggioritario sono grandi. C'ha il vantaggio che nel proporzionale sulla scheda stanno scritti i nomi dei parlamentari, per cui nessuno potrà più dire che non conosce i parlamentari che vota. Per la verità a me mi conoscono tutti, quindi questo vale per i parlamentari nascosti, ma i parlamentari che stanno sul territorio anche prima si conosceva. Oggi stanno scritti sulla scheda e quindi nessuno può dire di votare senza sapere. È chiaro che ci sarà una designazione fatta dai partiti, ma il fatto che non ci sia la possibilità di dissociare il voto del candidato dal voto del partito impone una scelta intelligente e lungimirante nello scegliere delle persone che siano più possibili radicate sul territorio. E questo è un auspicio, perché i cittadini poi alla fine che vogliono? Vogliono che i parlamentari li possano trovare per strada, camminare per strada, li possano incontrare, parlarci. Oggi i parlamentari del territorio non ci sono, non si vedono. Ha responsabilizzato maggiormente i sindaci, facendo caricare tutte le responsabilità di governo del territorio sui sindaci, e questo anche è stata una cosa innaturale, per cui auspico, da ex sindaco, auspico veramente che ci sia la possibilità di ritornare alla politica con la P maiuscola. Al momento però, almeno basandosi sui sondaggi, sembrerebbe delinearsi una situazione in cui nessuno dei partiti o delle coalizioni sarebbe in grado di avere la maggioranza. Vediamo in Germania, in Spagna e in Italia, purtroppo vediamo che si sono creati ormai tre blocchi, perché ai blocchi tradizionali, diciamo centrodestra e centrosinistra, che sono i blocchi che rappresentano i sistemi di governo, i sistemi delle responsabilità, se ne è contrapposto un terzo, quello della protesta della gente, che di fronte a una crisi economica si è organizzata in partiti come i 5 Stelle, che cavalcano il mal di pancia delle persone. Bisogna far capire alla gente oggi che chi cavalca la protesta non può governare, perché creerebbe semplicemente l'impasse di governo e creerebbe problemi un po' anche agli stessi cittadini, che vorrebbero risolverli, e che bisogna individuare, magari selezionare, la classe dirigente migliore di quella che è abituata a metterci la faccia e con coraggio a fare le battaglie per le persone, per i cittadini innanzitutto.